Uè, ciao amico, come stai? Tutto bene? Famiglia, figli, tutto a posto? Sentimi, dobbiamo parlare di una cosa. Se no non accendevo la videocamera, stavo zitto, non facevo cazzi miei, invece dobbiamo parlare. Perché? Ti volevo dire sta roba. Ci sono tantissime cose a cui stare attento quando si fa un sito web. E non per complicare il pane, proprio perché per sua natura è una cosa che ha le sue regole, c'ha le sue dinamiche, tutte le sue robine da far bene. Ma secondo me una delle principali è quella di progettare un percorso di navigazione, dei percorsi di navigazione che abbiano un minimo di senso logico, ok? Questo per creare un'esperienza di navigazione funzionale allo scopo. Ecco, nonostante questa cosa sia oggettivamente importante e fondamentale, perché lo sai anche tu, insomma, se l'utente arriva e va dove vuole lui e non fa quello che deve fare e non compra, non serve a niente il sito web. Nonostante questo, sia chiaro a tutti, penso, ve ne sbattete le palle. Ci passate sopra con una leggerezza incredibile, ma questo non solo, sai, voi che magari vi fate il sito da soli e ci sta, nel senso, non è il nostro lavoro, vi informate un po' che. Voi no, ovviamente, perché voi guardate i miei video, questa cosa la sapete, infatti ve la sto dicendo, ma non vi servirà. Ma gli altri a cui linkate questo video, che ancora non mi seguono, loro non lo sanno, infatti adesso dopo vedono questo video, lo sanno anche loro, quindi mi raccomando, fallo girare. Ma soprattutto la cosa che mi fa girare le palle è che questa cosa la fanno anche i web designer, capito? Loro, capito, partiamo con la grafica, facciamo i disegnini. Sì, mettiamoci là. Che cazzo hai? 8 anni, disegnini. Bisogna prima progettarlo il sito, poi si disegna. Ok? Ecco, in questo video voglio appunto parlare meglio di questo concetto della navigazione e di come secondo me va sviluppata e tutto quanto per fare una roba che funzioni, sia se ti stai facendo il sito da solo, sia se sei un web designer agli inizi, se sei un web designer avanzato. Spero che questa cosa tu la faccia già, altrimenti ti odio. Altrimenti niente, insomma. Partiamo da quattro presupposti. Sai quanto mi piacciono i numeri a me? Mamma mia, quanto mi piace numerare la roba. Ecco, partiamo da quattro presupposti che ci mettono nella giusta condizione per poter analizzare il tutto con un minimo di senso logico. Uno, non tutti gli utenti che arrivano sul tuo sito arrivano dall'home page. 2. Non tutti gli utenti che arrivano sul tuo sito guardano tutte le pagine. 3. Non tutti leggono tutto quello che vedono nella pagina, ok? Scorrono e vanno avanti, leggono quello che vogliono loro. E punto numero 4. Non tutti arrivano e comprano subito, perché alcuni non saranno pronti a farlo. Capite queste quattro cose, ok? Segnateli, scritte sul muro in alto, ce le segniamo davanti, così ce le abbiamo lì, ce le ricordiamo sempre. Cosa succede? Che è chiaro che diventa imprescindibile per fare un lavoro fatto bene fare un wireframe, quindi immaginare i percorsi di navigazione più probabili per gli utenti che arrivano dalle varie fonti di traffico, eccetera, eccetera, e capire come disegnare tutti questi percorsi di navigazione, cosa scrivere, cosa fare, dove mettere call to action, eccetera, eccetera, per fargli fare il giro che vogliamo noi. E questa cosa si fa quando fai il wireframe, motivo per cui il wireframe lo devi fare, non è che puoi non farlo, capito? Il wireframe, se non sai cos'è, è una versione del tuo sito, che di solito si fa in fase di progettazione, in cui escludi la grafica dall'equazione e ti progetti pagina per pagina inserendo tutti i contenuti che ci dovrai andare a mettere, quindi le scalette di contenuto, dove vai a mettere il menu, dove vai a mettere tutte le robe, così hai uno scheletro del sito e poi quando vai a fare la grafica, eccetera, eccetera, sviluppi tutto su quello. Ma almeno là ti puoi concentrare sulla navigazione e sui contenuti e sulle informazioni che dai al tuo utente. E se mi segui già da un po', o anche se mi segui da poco, probabilmente lo sai, che sta per uscire il mio corso per farti sito da solo, sitodasolo.zip. E forse non avevo mai detto il nome. Franco, ho detto il nome, è un problema? Ho detto il nome del corso, è un problema? Fa niente. Ormai lo sanno tutti, non è ancora Va uscito bene, questo sito. l'abbiamo detto, ormai l'abbiamo detto. Ovviamente nel corso queste robe te le faccio fare tutte, quindi non è una marchetta per il corso, però già che siamo qua, il corso l'ho fatto io, il video lo sto facendo io, capisci che un po' di conflitto di interessi ci sarà. Ti metto qua sotto il link per andare alla waiting list, così quando esce il corso c'hai lo sconticino. Se invece vedi questo video che è già uscito il corso, niente sconticino, però, caro il mio fortunello, non devi aspettare perché vuol dire che il corso è già uscito, lo puoi comprare subito. Ma passiamo oltre. Hai bisogno quindi, per fare questa cosa dei percorsi di navigazione, di, quando inizi a progettare il sito, di sapere le probabili fonti di traffico per il tuo sito, ovvero da dove arriveranno gli utenti. Tipo, arrivano da delle ricerche di Google? E se sì, da che tipo di ricerche?
ricerche informative, ricerche branded, quindi stanno cercando direttamente te, ricerche di prodotto, di che tipo di ricerche arrivano? Perché in base a questo cambia tutto, ok? Arrivano dai social, da che tipo di post, che tipo di pagina hai, che pagina o insomma di profilo, dipende da che social utilizzi. Arrivano da delle descrizioni nei tuoi video YouTube, hai un canale, arrivano da lì, ok? O da delle call to action anche parlate, quindi arrivano traffico diretto, ma sai che più o meno la gente viene a cercarti perché ha visto qualcosa di tuo. O arrivano da delle campagne pubblicitarie, e se sì, che tipo di campagna pubblicitaria? Sul prodotto? Ancora una volta? Oppure una roba branded? Che tipo di campagna? Questo ci serve, perché se io non so da dove arrivano gli utenti, però è un problema. Se invece io riesco a sapere da dove arrivano gli utenti, ok, o da dove voglio che arrivino gli utenti, so qual è il punto d'ingresso. Per esempio, so su che pagina atterrano, ok? Pagina di prodotto, articolo del blog, pagina di un tuo servizio, home page, so dove arrivano e ognuno di questi so quando arriva che cosa sa già di me, che cosa gli ho detto prima. Per esempio, arrivo da una campagna pubblicitaria, arrivo su una scheda prodotto, ok? Nella campagna pubblicitaria gli avrò dato delle informazioni già sul prodotto, su chi siamo, cose del genere. Arriva e posso, in teoria, potrei dare per scontate quelle cose. Peccato che quella pagina non serve solo loro, ma poi serve anche ad altri. Però, insomma, devo bilanciare la comunicazione in quella pagina per tutti i tipi di utente che arrivano e tutte le fonti di ingresso che arrivano. Sembra una roba gigantesca, però in realtà con un po' di buonsenso tutta sta roba la fai, eh. In più, appunto, so quando arriva l'utente che cosa sa già di me. Per esempio, ho un canale YouTube o delle pagine social su cui sono molto forte, quindi so che l'utente arriva da lì. So già che arriva con un po' di consapevolezza e che probabilmente ci arriva già per compiere l'azione. Bene, ora so dove è arrivato, ok? Da che pagina è arrivato. Da qui, come se fosse il gioco della loca, ok? O come se fosse un giochino, insomma, devo provare a immaginare questo percorso che gli faccio fare per portarlo alla meta. E quindi va da sé che la meta devo averla ben chiaro. Quindi, quando progetto il sito, devo sapere dove voglio che vada a finire il mio utente, ok? Cosa voglio fargli fare? Gli voglio far comprare un prodotto? Gli voglio fare vendere una consulenza? Gli voglio vendere un servizio? Voglio farmi contattare per vendergli qualcosa che vendo in presenza? Cosa voglio fargli fare? Ok, è importante, devo saperlo, perché altrimenti io ho il punto d'ingresso e non ho il punto d'uscita, invece devo avercelo. Da lì, quindi, cosa faccio? Mi vado a progettare tutte le pagine che mi servono, partendo dalle informazioni che gli devo dare, per farlo arrivare alla meta. E una volta che ho fatto questo, il mezzo, diciamo, per farlo passare da una pagina all'altra e per farlo arrivare a meta, quali sono? Le call to action. Vedi che ha senso, cioè non è una roba, le call to action dobbiamo farle perché c'è scritto su... Perché ha senso. Tutta sta roba va fatta perché ha senso. Però, poi c'è da considerare un'altra cosa. Che l'utente non è detto che sia già pronto per comprare, ok? Quindi devo progettare delle strade alternative, ok? O comunque devo avere chiaro qualcosa da fargli fare nel caso l'utente non sia pronto a comprare. Che cosa potrebbe essere? L'iscrizione alla newsletter, così me lo leggo, poi dopo io ogni tanto gli mando le mail, restiamo in contatto e quando è pronto torna. Oppure lo mando sulla mia pagina Instagram, quando è sulla mia pagina Instagram inizia a seguirmi, mi segue sulle stories, tutto quanto, eccetera eccetera, quando è pronto a comprare torna e torna da un altro punto d'ingresso, così come quello delle newsletter, ed entra da un altro punto, quindi ok, è arrivato tramite la SEO, ok, da una pagina di un prodotto, non era pronto a comprare, si è guardato un pochettino chi eravamo, cosa vendiamo, eccetera eccetera, ha deciso di non comprare subito, ma ha deciso che gli interesso, mi segue su Instagram, comincia a seguirmi, a vedere che cosa faccio, vede che gli piace il nostro mondo, eccetera eccetera, torna e torna, sapendo chi siamo, sapendo già cosa vendiamo, e probabilmente gli faccio fare un giro diverso. Arriva all'home page, ma poi il giro che gli devo far fare per mandarlo alla pagina prodotti è completamente diverso. Questo, tra l'altro, è un motivo per cui i social o canali YouTube, tutte queste robe esterne, anche la newsletter, sono da considerarsi come un'estensione vera e propria del sito, ok? E viceversa, anche il sito è un'estensione dei social network, fanno tutti parte della navigazione che vuoi far fare all'utente, ok? È come se non uscisse veramente dal sito. Io lo mando su Instagram, ma è ancora roba mia lì, ok? Un po' a rischio, perché sappiamo che se poi ci salta la pagina, ci salta tutto. Però, finché è nostra, possiamo farlo questo giochino, ok? Di farlo uscire, ma poi farlo rientrare dalla porta di dietro. Un'altra idea, per esempio, potrebbe essere quella, la lancio lì questa, che bella, di fare una remarketing, quindi una pubblicità per chi ha visto una pagina specifica, che ne so,
tu sei arrivato sul mio sito, hai visto le mie scarpe rosse che ti devi comprare, non le hai ancora comprate perché non eri molto convinto, te ne vai dal sito, non fai niente, io ti targettizzo con i Facebook Ads e nei giorni successivi ti rischiafo fuori le pubblicità delle mie scarpe rosse dicendogli oh va che sei dimenticato, va che sei dimenticato di comprare, va che non hai comprato, perché non hai comprato, capito? Magari anche meno aggressivo di così, cerco di farlo rientrare ancora una volta dalla porta di dietro. E niente, direi che con questo detto tutto, se hai dubbi, domande, se non sei convinto, c'è qualcosa che non ti è piaciuto, commentino qua sotto. Se invece non hai domande perché non era tutto chiaro, scrivimi qua sotto. Tutto chiaro, Simo. Così io so che è tutto chiaro. E ho delle statistiche, capito, per fare mie metriche e cose. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!